Sia lodato Gesù Cristo. La quinta domenica della Quaresima ci introduce con sicurezza verso la contemplazione del mistero della Passione. È la settimana della Passione, prima della Settimana Santa. Ci vuole aiutare a prepararci a una celebrazione, a una buona celebrazione della Settimana Santa e quindi della Pasqua. Il Vangelo di oggi ci parla del seme che viene gettato a terra e deve morire per poter trasformarsi e dare frutto, frutti grandi, copiosi. La scena è bella. Ci sono alcuni greci che si avvicinano a Filippo e dicono: vogliamo vedere Gesù. Ed ecco che Gesù risponde con questo discorso in cui spiega che lui adesso deve soffrire, deve entrare nella sua passione, come tutti noi. Anche per noi vale questa verità: se restiamo attaccati alla nostra vita nel senso negativo di egoismo, di paura, non raggiungiamo e non manteniamo la vita nella sua pienezza. Solo donando la propria vita, donando se stessi, impegnandosi nell'amore, nella carità, come Gesù, in questo modo, disprezzando, tra virgolette, sempre la propria vita, troviamo e riceviamo la vita eterna già su questo mondo. Perché quindi la croce per Gesù? La croce che, secondo l'Evangelista Giovanni, come abbiamo visto anche la settimana scorsa, corrisponde all'innalzazione. Gesù viene innalzato in croce. È da lì che, come la serpe di rame, la serpe portata da Mosè, porta la salvezza. Quindi croce e resurrezione, dolore, salvezza, sono misteri uniti profondamente nel Vangelo e nella vita di Gesù. Dalla croce, dall'alto della croce, lui vuole attirare ogni uomo verso la croce, ma in definitiva verso il cielo, verso il paradiso. Questo non dobbiamo mai dimenticarlo, che il fine ultimo è poi il cielo e la comunione con Dio. Il passaggio per la croce vuol dire che dobbiamo tentare di unire la nostra volontà alla volontà di Dio, che è sempre una volontà di dono di sé, di amore reciproco verso l'altro, che comporta però anche il tirarsi un po' indietro, o comunque mettersi a disposizione, quindi rompere il proprio egoismo e andare verso l'altro. Quindi anche una forma più o meno dolorosa, non sempre mortale, di dono di sé. Santa Teresa non usa il paragone del semino, ma quello della larva, del bruco di seta. È questo che prima, crescendo, mangia, si nutre di diversi cibi, anche spirituali, questo è il paragone, per poi però entrare in una fase di raccoglimento, in un baco, il baco da seta, che sarebbe dal punto di vista spirituale Gesù stesso, la sua volontà. Quindi dopo essere cresciuta in forze, essere cresciuta anche dal punto di vista spirituale, quest'anima si decide a riversirsi di Cristo, cioè fare la sua volontà, restare attaccato a Lui. E lì, questo è un paragone, sì, con il seme che deve morire nella terra, lì il bruco si dissolve, Teresa dice muore, i biologi forse non sono d'accordo, ma ecco, nel paragone spirituale è questo il senso, la
la vecchia vita si dissolve e nasce qualcosa di nuovo, che sarà poi la piccola farfalla, bella e molto agile, molto attiva, la vita in pienezza. Però passa questo attraverso il baco di seta in cui la larva, il bruco, deve morire in un certo senso, lasciare la propria vita, mettersi a disposizione di questa nuova vita che lo forma e che lo fa diventare una farfalla. Il bruco da seta quindi muore, ma passa alla vita in pienezza. È un paragone simile, in definitiva, al chicco di grano che deve morire, deve entrare nella terra per poi dare frutti, o frutti in grande quantità. Ora, vi consiglio di leggere anche nel testo la descrizione accurata di questo sviluppo del bruco secondo Santa Teresa, perché ci può ispirare anche nelle attività quotidiane. Per questo però ci chiediamo in questa settimana a che punto siamo noi con le nostre azioni di carità, con l'elemosina, la preghiera, il digiuno. Santa Teresa che ama molto chiaramente la vita di preghiera, ci dice: l'attività di preghiera esplicita, quindi di mettersi in relazione a Dio, ha sempre lo scopo di crescere anche nell'amore fraterno. Quindi lei collega la preghiera in sé, i minuti, le ore che passiamo in chiesa o in una cappella, con l'attività delle virtù. E questo lo dice in un modo molto ironico, criticando una suora o alcune suore che invece sono così attente alla vita di preghiera che non fanno più l'attività di carità. Lo dice in questo modo: quando vedo delle anime tutte intente ad analizzare il tipo di orazione di cui fruiscono, così accigliate mentre la praticano, da far pensare che non osino neanche muoversi, né tantomeno distrarsi, per paura di perdere quel po' di gusto e di devozione che sentono, mi rendo conto di quanto poco comprendano quale sia il cammino da battere per giungere all'unione con Dio. Credono che tutto consista nel comportarsi così. No, sorelle, no. Il Signore vuole opere. Vuole ad esempio che se tu vedi una malata a cui puoi dare un po' di sollievo, non ti rincresca minimamente di lasciar perdere quella devozione pur di interessarti a lei, condividendo la sua sofferenza se prova dolore, digiunando se occorre pur di darle da mangiare. Chiediamo allora a Santa Teresa di aiutarci in questo periodo di Quaresima, perché anche noi ci possiamo lasciare avvolgere da Cristo e Lui unisca al suo volere il nostro volere e ci renda sempre più capaci di amare di una carità concreta.